Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, è tornato a trovarci Ermal Meta. Ciao. Ma che ciao. Bello riaverti qui. È molto bello essere qui. Infatti prima, girando per le strade, mi accorgevo di questo clima di gara che quest'anno non vivo, ma sono sempre qua per il quarto anno. Sì. Però che effetto ti fa tornare sul palco dell'Ariston? Molto bello, sì. È molto bello anche perché ci torno con non in gara, ma di supporto ad un amico, un grandissimo artista, con una canzone meravigliosa, A Cuore di Me, veramente una poesia. Ma quando Simone ti ha fatto ascoltare questo pezzo, che è veramente, come dici tu, una bellissima poesia, sì, ti è piaciuta subito al primo ascolto? Ti racconto questa. Vai. Lui mi chiama e mi dice: ti posso mandare una canzone? Mi dici cosa ne pensi? Mi dico: certo, ci mancherebbe altro. Mi invia sto pezzo e poi mi dice: che ne pensi? Dico: Che devo pensare? È stupenda, ma che ne devi fare? Niente, poi non abbiamo più parlato. E quindi dopo quanto tempo ti ha chiesto? E poi ho scoperto dopo qualche mese, me l'ha fatta sentire tipo, credo ai primi di settembre, credo a settembre, e ho provato un'emozione fortissima. E non è secondo me un caso che poi adesso mi trovi a cantarla. Prima abbiamo fatto delle prove, e così in una sala prove col volume minimo eccetera, e avevo veramente i chiodini sulla pelle ovunque, era bellissimo. Beh, in effetti ha fatto effetto anche, sì, al pubblico in platea, ma anche a noi che l'abbiamo ascoltata da casa, e immagino vedervi tutte e due sul palco venerdì sera. Sarà emozionante. Beh, un lo palco spero. Che comunque conosci ormai molto bene. Occhio, ecco, perché lo sapevo, occhio a tutti gli amici in ascolto. Quel palco, anche se lo conosci bene, è il palco che non ti riconosce mai. Capito? È una croce sto palco dell'Ariston. Ma è difficile, ma è un palco difficile perché ha una responsabilità, cioè ti dà una responsabilità notevole, ti guardano milioni di persone. E, insomma, è un palco difficile. Un palco difficile, e poi oltretutto credo che sia ancora più difficile quando sei ospite di qualcuno, perché cioè, tu non c'entri niente, ma c'entri, nel senso che sei invitato, è come essere invitato a casa di qualcuno e rompergli dei piatti. Dici: scusa, già ti invito a cena, mi rompi anche i piatti, cioè, non va bene. Sì, in effetti un po' l'idea è quella. Pensaci un attimo, alla fine sì. Tra l'altro quest'anno ritroverai anche un tuo amico Fabrizio Moro, che certo, duetterà con Ultimo. Sì, Fabrizio duetta con Ultimo. Non l'ho ancora incontrato. Ma non veramente? So se non vi siete io, io sono arrivato un'ora fa, quindi non l'ho ancora beccato, ma stasera lo becco e gli do due ciuffettine. Così, giusto per ricordarti dei bei tempi. Senti, dopo la vittoria di Sanremo l'anno scorso è iniziato veramente un anno molto intenso, sì, e non ti sei fermato un attimo, no? Io davvero sono andata a fare una ricerca di tutte le cose che sta facendo e devi dirmele tutte tu, allora, io è un elenco infinito. Io le faccio, ma non ci penso, perché se ci penso... Non te le ricordi neanche. No, in realtà no. Beh, dopo il festival è stato un periodo, hai ragione, molto intenso, perché poi di mezzo c'era anche l'Eurovision, e quindi anche quello ha portato via parecchie energie, sostituendole con altre energie che ti dà poi in cambio. Poi è partito il tour, che è partito dal forum di Assago del 28 di aprile dell'anno scorso. Ho fatto un sacco di concerti durante l'estate, è stato veramente un tour pazzesco. Sei venuto anche da noi a Radio Bruno Estate, quindi... Esatto, quindi bravissimo, ci sono state anche le... Vedi, in realtà sono più cose di quelle che vi ricordavo, grazie. Poi mi dai i tuoi appunti. Poi ti do tutto l'elenco, sì, se vuoi, vado così a lamentarmi almeno... con la mia agenzia. E poi in seguito ho avuto questa idea, tra l'altro, pensa il caso, l'idea l'ho avuta mentre guardavo Simone suonare con il Quartet, perché sono andato a suonare a Risorgi Marche, mi ha chiamato il mio amico Neri Marco Re, invitandomi a suonare a Risorgi Marche. Ho detto certo, quindi si saliva in questa vallata, era in altissimo, una roba pazzesca, se l'avessi dovuta fare a piedi sarei morto, credo, anche se molta gente, anche più grande di età di me, riusciva a farlo. Infatti mi sento male adesso che lo sto dicendo. Non ci pensare. Sì. Poi c'è anche un aneddoto legato a questo, magari lo racconto dopo.
E là c'era anche Simone che suonava con il quartet. Io avrei dovuto suonare come poi ho suonato, chitarra e voce, no? E chi ci sarebbe stato non si sapeva, era sempre a sorpresa, no? Sento sto suono, dico ma con chi è che sta suonando Simone? Mi piaceva molto quello che stavo sentendo. Siccome era già un annetto che pensavo di fare una cosa un po' diversa, di fare un concerto un po' diverso, ma ne volevo far pochi, 5, 6. Alla fine ho conosciuto il New Quartet, ci siamo scambiati i contatti, anzi in realtà io gli ho dato il mio numero ma non ho chiesto il loro perché mi sono dimenticato, e l'ho chiesto a Simone una settimana dopo tipo. E abbiamo messo in piedi questo concerto, dovevano essere 5-6 date, alla fine sono 24, ecco. È perché è troppo bello, capito, quello che facciamo, quindi per me finiva subito, 5 date era veramente troppo poco, neanche il tempo di rendermi conto dell'energia che mi arrivava, molto diversa tra l'altro, perché un conto è suonare con una band e con un suono che è quello anche del disco, quindi che conosci e che riconosci. Un conto è doverlo ricostruire di volta in volta, ed è una cosa molto diversa, è bella ugualmente ma è molto diversa, ti arriva un'empatia, crei un'empatia diversa anche con il pubblico, perché sono tutti fermi, paccati, perché qualsiasi rumore si sente, perché sei in un teatro con i suoni al minimo, no? È un'esperienza davvero esaltante, e questo cerchio poi lo chiuderò il 20 di aprile al forum di Assago, che coincide con il giorno del mio compleanno in realtà. Quindi e che compleanno, insomma. Io porto la torta e i palloncini. Certo, e poi tutti quanti noi verremo a vederti. Tra l'altro tutte le date del tour sold out, no, sì, io sono andata a vedere, è impossibile, quasi tutte. Sono rimaste giusto quindi un paio. Quindi riuscirò ancora a trovare i biglietti, dici sì? Ma secondo me se ti sbrighi... No, tra l'altro l'ultima data so che è a Torino, quindi io ne approfitterei così. Ok, ti invito, sei invitata. Sei invitata. Ufficialmente invitata, okay. Oh, ricordatevelo tutti, se non ci viene... Ah, tanto la guarda, l'abbiamo detto in video, quindi ci sono le prove. Okay. E poi, che cosa succederà nella tua vita? Perché so che vuoi prenderti un momento di pausa. Ma sì, mi prenderò una pausa, visto che sono 3 anni che corro. Volevo un po' rallentare il passo per vedere un po' meglio i colori del mondo, no? Sai, quando corri... I colori tendono a fondersi in un pastone, e quindi vorrei avere la possibilità e soprattutto la gioia di potermi accorgere di alcune cose che inevitabilmente in questi 3 anni magari di cui non mi sono propriamente accorto. Vorrei scrivere nuova musica, quindi andare anche a cercare nuova ispirazione, vorrei viaggiare tanto. E poi ad un certo punto la chiamata arriverà, e la chiamata dice è ora di andare in studio, e a quel punto andrò in studio e farò il disco nuovo, però non prima di un anno quindi e mezzo. Un anno di pausa più o meno? Sì, pienamente un anno di pausa, poi dopo vedremo. Magari in questo anno di pausa, non so, hai voglia di scrivere un libro? Ci stavo pensando, infatti ecco. uno dei viaggi che farò è proprio legato ad un libro, ad una storia, perché voglio andare a vedere un posto in particolare. Adesso non posso dire. Non puoi dire niente. No, mando a noi di Radio Blu. No, ti prego, non posso perché poi svelerei tanto. E poi, sai, quando tu sveli prima, si disperdono poi le energie, no? Dici, ma hai un seguito incredibile, tutte le tue fan che ti seguono. No, certo, si disperdono le energie dentro. No, no? Certo, però insomma. E quindi prima devo andare a vedere un posto in particolare. Ah, e poi, okay. Sì, poi capirò. Allora, dicevo che hai un seguito incredibile, sì, sei... per fortuna. Cioè, te lo meriti, assolutamente. Ti ringrazio, quindi ti ringrazio. Vedo che sei anche molto social, ti seguiamo. E, insomma, è divertente anche come rispondi, insomma, alle tue fan. Ma io cerco di non avere molti filtri, anzi, ogni tanto mi consigliano di averne un po' di più. Però non fa... Ma tu sei sincero, sei puro. Magari uno va a essere troppo sincero, passa anche per stupido, no? Però, oppure per un po' così cretino, però... E lo stupido che capisce male. No, non è quello. È che non mi piace fare una parte, perché io non sono in grado di farlo. Non sono capace, cioè mi sgamano subito se faccio una parte. Infatti, se c'è un mestiere che non riuscirei mai a fare è quello d'attore, perché non sono proprio capace. Ecco. Sai il famoso detto americano, if you fake it, you will make it. Ecco, con me non funziona.
E a noi piaci così. Grazie. Ermal Meta qui a Radio Bruno, grazie di cuore, grazie, per essere tornato, grazie, da grazie noi. Grazie a voi, grazie Radio Bruno, sempre grandi supporter, grazie mille. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Ital Pizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.